Buongiorno ragazzi dal paddock di Misano Adriatico, Misano World Circuit di Misano. Siamo qua per girare con Dart Race, con la Daytona, prima uscita della Daytona. Sono le 8:15 di mattina, quindi sta appena sorgendo il sole. Questo è il rettilineo del traguardo. Questa è un po' la calma prima della tempesta, non vedo l'ora di girare. Ho un po' di ansietta, come sempre, perché poi prima volta a Misano, moto nuova, mai provata, sì, provato, ho fatto un giro su strada, però moto nuova, gomme nuove, abbiamo appena messo le termocoperte e siamo qua in attesa di entrare. Siamo sempre un po' al limitatore, cerchiamo di fare attenzione ai due sinistra, alla 6, e da questa parte, quando entriamo, mi raccomando, iniziare ad accelerare quando finisce il cartello dei 60 all'ora, a portare la moto in piega, perché quello dà tempo magari alla gomma di prendere un po' di gradi, in modo che quando siamo al massimo angolo, insomma, ha avuto tempo di riscaldarsi un po', quindi quella è la cosa più importante, perché magari andate piano, ma se scappate la moto violentemente in angolo, lei comunque la perde. La pista è bellissima, ma non è proprio facile all'inizio, è molto veloce, molto scorrevole e la moto non frena tantissimo, quindi sto un attimo cercando di capire. Prima uscita, però bello, mamma che fatica, dopo tre giri volevo già uscire perché sentivo che rimanevo in apnea e non respiravo. Bello, bellissimo, dai. Primo turno andato, come detto non so neanche dove sono, tra 20 minuti tocca a noi, stanno passando dei bombardoni. Quindi questa è la situazione a Misano. Adesso una ventina di minuti rientriamo, c'è una sorta di time attack, cioè un turno normale dove però si prendono i tempi e si serviranno poi pomeriggio per fare una sorta di super pole, quindi il giro lanciato e poi una coppa di partecipazione alla fine, così. Bello Misano, mi sono dato un obiettivo magari di arrivare sui 59, 58, diciamo una cosa del genere a fine giornata. Perché moto nuova, poi stradale, fari, frecce, no, sì, le frecce, e insomma non vorrei esagerare, ecco, diciamo, però è bello Misano, bello. Com'è andato il turno? Benissimo, alla grande. Tutto a posto? Tutto bene. Ti vedo rilassato. Io sono sempre rilassato, è la calma dei fermi. La calma dei fermi, no, io sono agitato e sono fermo. Com'è? Eddie, posso riprenderti in mutande? Sì, guarda, non c'è un problema. Allora, com'è? Lo spettacolo è raccapricciante. Sì, confermo. Allora, tu entri oggi? Adesso entri?
Entro alle 11.20 nel turno C. Turno C. Turno C. C è amatori veloci? Esatto. C è amatori meno lenti di Boots. Meno lenti di Boots. Sì, no, ma è tutta la moto ovviamente, non è che stiamo qua a giudicare. No, allora, devo dire che la moto mi sta aiutando veramente un sacco. Le sensazioni che avevo avuto provando l'R1 rispetto all'Aprilia sono completamente confermate. Cioè, è una moto che è più semplice, è più grande, il che per noi, che siamo sopra il 1,80 m abbondantemente, è un grandissimo vantaggio. E adesso si tratta di metterla a posto bene e cercare di trovare il coraggio di dare un pochettino più di gas. Il coraggio è quello che manca a me, ovviamente. Esatto, no? Manca tutti. Quindi si va in bagno a fare un po' di pipì di ansia e dopo si torna dentro. Che bello la pista, ragazzi. Anche se si è fermi, dei paracarri, ma bellissimo. Cominciavamo ad andare bene, è stato veramente bello. Agli ultimi minuti sentivo un po' che le gomme cominciavano a mollare, ma adesso facevo già quello che volevo fare. Cominciavo a muovermi bene, mi piace, bello, la moto va veramente bene. Il cambio, ogni tanto ho le pedane normali, quindi ogni tanto sfioro la pedalina del cambio e si scompone un attimino o magari non entra la marcia, ma poi per il resto va benissimo, non frena tantissimo come detto, ma veramente un bel risultato. Dai, adesso pranzo. Quasi tutto pronto per il turno delle 3.45. Devo lavorare, allora nel secondo turno sono stato un po' più lento, qualche secondo, perché c'era molto traffico, però ho ragionato un po'. Devo lavorare di più sul rilassarmi, respirare, perché dopo 3-4 giri sono in apnea. Mi manca il fiato e soprattutto sono rigido, la moto non gira perché sto rigido sui manubri, soprattutto quelli esterni, e la moto non volta. Mi piacerebbe fare un corso, qua i ragazzi di Dirt Race organizzano i corsi di guida con gli istruttori e abbiamo qua tre ragazzi alla prima esperienza in pista, un ragazzo con un Fazer, tipo quello di Francesco, tipo, è arrivato col bauletto stamattina ma non l'ha tirato via, un ragazzo con la Ninja 636 e quindi andiamo a chiedergli. Ciao, tu hai la Ninja? Sì. Come va la tua giornata col rider coach? Vabbè, bene, stiamo imparando, sto prendendo confidenza e vediamo. Prima volta a Misano, com'è? Bellissimo, ma spero di tornare presto. E i ragazzi come si sono comportati, i tuoi istruttorini? Bene, sono molto pazienti nonostante io si faccia penare. Avercelo davanti per un giro così, o che ti dice dove stai sbagliando, dove mettere le ruote, ti aiuta o... Sì, invece scusate, riesco a seguire meglio le traiettorie, so dove... Capisci un po' di più. Tu invece che hai la moto... Ma e allora? La mamma non vuole? Hai capito? Vieni qua, vieni al sole. Io passo come un tossico, ma capito? Ma che tossico. Ma tu invece hai il Fazer. Sì. A parte che hai sbagliato moto per venire in... No, non è vero. Come si sta comportando? Ma mi passano un po' da tutte le parti, però... Quello anche a me, beh, quello anche a me, non è che... Quindi vabbè, per ora sta andando bene. E
E il corso, anche te è la prima volta in pista? Prima volta in pista. Per te in assoluto pista grande. Avevo fatto già una piccola pistata a Castelletto, ma eravamo io, lui e altri due tizi a ottobre, più freddo, quindi... Sì, sì, beh, comunque... Passeggio. E comunque conta per capire che un cordolo non vuole ucciderti e sfruttare la pista. Comunque le prime giornate sono sempre un po' complesse. Ti hanno detto quali sono i tuoi errori, i macro errori? Sì, diciamo, mi sto un po' spronando anche... Ad accelerare un po' di più. La timidezza, esatto, la prima volta in pista. Ad accelerare, a entrare un po' più forte. Tanta pazienza, anche perché penso che per loro girare in 3 minuti a Misano potrebbe essere... Ma no, 3 minuti non è vero. Sei sotto di tre. Lui va un po' più forte. Vedi che ha il sorrisino da chi va un po' più forte. 10 secondi. No, un pochino, sì, dai, una decina di secondi. E te la moto? Coraggio. No, quanti anni hai? 14 anni. È il momento, mini GP, GP, dai che te tu sei ancora una spugna, non sei... Te potresti diventare forte, noi ormai siamo troppo vecchi per diventare forte. Noi combatteremo per i prossimi 20 anni per questi 10 secondi che ci separano dallo schifo, invece tu hai ancora tutti gli anni davanti per... Tutta la vita per fare schifo. Lui non ha ancora paura di... Non c'ha il lavoro, che se si spacca una clavicola, è un casino. A te che se si spacca una clavicola è giusto contento, salta a scuola. No, dai. Quando stai sulle pedane, immagina questa è la pedana, ok? Dovresti stare sempre sull'avampiede, sempre in questa posizione. Ok? Sempre così. La moto va sempre fasciata. La devi sempre toccare tutta con lo stivale. Oh. Ok? Quando vai all'interno, fai una curva all'interno, esatto, dovresti venire con la testa qua. Viene? Sì, sì, vai. Esatto, in questo modo qua. Esatto. E il piede poi puoi anche metterlo. Ok. Ok? Sì. Perché quando fai lo step che prendi feeling con la moto, o comunque sia con il circuito, gli stivali li buchi in questa zona qua, ok? Perché se tu fai così, fai un angolo. Se tu invece già parti da così, riesci ad aprire molto di più, capito? C'è molto più spazio. Eccolo! Allora, com'è? Molto bene, disastro. Con le borse? Sono qui, sono qualche domani, adesso sta entrando un sacco di camion, M2CS, bla bla bla. Io sono qua, sta qua anche domani anche tu. No, domani lavoro! Lo so. Bene, comunque. Ah! Ma l'avete riconosciuto? No, non ti hanno riconosciuto? Nessuno? Guarda qua col 1198S. Quei DB Killer? No, sì, li ho comprati. Grande, fammi vedere. Stamattina, li ho comprati stamattina. Raga. Ah, non li hai ancora montati? No, prova a dire. Questi DB Killer, Termignoni? Sì. Come minimo 50 euro l'uno. 180 euro li ho pagati. Oh, cosa non si fa per due turni a Misano? Che disastro. Bellissimo. Mitico Ema. Grande boot, siamo arrivati. C'è... Vai. Io sto facendo schifo, ho fatto 2 minuti. Imbarazzante. Credo anch'io di fare intorno ai 2 minuti oggi, però è imbarazzante. Molto imbarazzante. Ci proviamo, dai, ci proviamo.
Allora, sono qua con Pushedu Emanuele, che corre nel CIF, che mi ha seguito con Chupa Chupa, che mi ha seguito per qualche giro. L'ultima volta lui mi aveva seguito con l'8,90 a Cremona. Non eri andato male? Non ero andato male, però avevo fatto un 50 con la Naked. Questa volta però siamo qua con i semimanubri. Io ho notato delle difficoltà, sono troppo rigido. Dimmi i macro errori che potrei avere. Sei rigido, freni tanto, ti manca confidenza con la moto, chilometri. Però dai, quest'anno spero che riuscirai a fare un po' più di chilometri, in modo tale che così ti sciogli e vediamo qualche tempo interessante. Tempo interessante non lo so, ho un po' di timore all'angolo di piega, arrivo fino a un tot, ginocchio, e poi da lì andar giù mi accorgo che sono rigido. Appena rilasso un attimino le braccia, la moto fa bam, e va giù altri 3-4 gradi. Il problema è che non rilasso. Cioè rilasso solo quelle due curve al giro dove ci penso. Il resto sono lì così. È normale, altre velocità, altre impostazioni in curva, come confronto a quella che avevi prima, quindi è totalmente diversa, ci sta anche. Certo, più ti rilassi e poi più vai forte in moto, più sei rigido e più vai piano e più prendi rischi. L'obiettivo di quando uno gira tanto e di quando facciamo i corsi infatti è proprio questo, di mettere in sicurezza il pilota e farlo rilassare il più possibile, soprattutto nell'angolo di piega maggiore. Ho notato oggi che hai fatto il corso con due ragazzi, con due KTM molto belle, un RC8 e un 1290. Io avevo l'8,90, belle ragazzi, belle. Vabbè, ma lui c'ha Yamaha, che cosa si capiscono di moto quelli con le Yamaha? Ma vabbè, che quelli con le Triumph, figa. Capisco un cazzo, però. E come si svolge velocemente il tuo corso? Quindi, un rider coach, quanti piloti sei? Allora, dipende dalla giornata, però quando facciamo un corso individuale, come stiamo facendo oggi con questi due ragazzi, iniziamo la giornata con un briefing, una posizione in sella, facciamo da sui cavalletti. E basta, e iniziamo. Poi una volta che facciamo il primo turno vediamo com'è messo, perché poi ogni pilota che fa il corso è diverso, quindi prima vediamo e poi correggiamo, ci mettiamo lì con le cartine, le GoPro, i video, e pian piano cerchiamo di andare sempre più a migliorare e soprattutto a mettere dentro della velocità che delle volte manca. Ok, quindi però non alla caccia del tempo come fa l'amatore medio come me, ma più verso, cioè prima si sistema la tecnica e dopo, immagino. Io la prima cosa che chiedo è il best loro, per esempio questi ragazzi hanno fatto 54 come il loro best alla morte, e io la cosa che dico è, allora, se oggi facciamo 54 ma stiamo in sicurezza, che a voi neanche sembra, siamo contenti. Infatti per esempio adesso hanno fatto il turno, hanno fatto 54 e non gli sembrava neanche, infatti neanche ci credeva. E quello è l'obiettivo, anche di fare almeno gli stessi tempi, però passeggiando, cioè rilassarsi. Invece prima loro facile venivano da soli, facevano la morte, un garetto o cose così, e rischiavano l'impossibile. È quello che devo puntare io, a rischiare meno, e devo farmi un corso. Magari nel corso dell'anno avremo modo di fare due parole. Ascolta, grazie, no? Di qua c'hai il Chupa Chupa. Grazie, ci vediamo alla prossima data, tra un mesetto, non so ancora dove, e buon continuazione. Grazie. Di lavoro. Ciao. Grazie Bush. Ecco, quindi la nostra giornata più o meno volge quasi al termine. L'ultimo turno onestamente sono finito, fa caldo, fa veramente caldo, e sono appunto troppo rigido, quindi ciò mi porta a stanchezza, mi porta a patire molto a livello fisico. Quindi direi che per questa volta può bastare così. La Triumph si è comportata molto bene, a parte l'allungo un po' dei freni, ma non ha una pompa radiale ma è semiradiale. Per il resto devo dire, il motore ne ha abbastanza per divertirsi, non è esagerata, ma meglio così. Sono un po' lungo di rapporti perché anche uscendo bene per le mie capacità nella curva prima del curvone, arrivo al curvone che non ho. Ho appena appoggiato la quinta, quindi arrivo proprio lungo. Infatti accelero, se già esco in terzo della curva, e dura tre quarti d'ora e perdo un po' di tempo. Ma al di là dei rapporti, a livello di guida mi sono trovato molto bene, molto comunicativa, il davanti bello stabile, mi è piaciuta tanto. Devo sbloccarmi un po' mentalmente perché ho un po' paura
nel massimo angolo di piega dopo che qualche anno fa ho fatto una caduta, quindi faccio fatica a fare l'ultimo step, quindi arriva un tot e poi mi blocco, però devo dire giornata positiva. Quindi grazie Dart Race, grazie ragazzi di avermi seguito, dall'autodromo di Misano è tutto, da me e dal mio gattino morto, grazie Arianna che mi sta seguendo, e noi avremo modo di tornare in pista sempre con Dart Race tra circa un mesetto, ancora non so bene dove, però direi una giornata molto positiva, la moto intatta, per la prossima volta cercheremo di portare almeno delle carene da pista e delle pedane arretrate, sarebbe interessante, ma pensiamo prima alle protezioni, quindi carene da pista innanzitutto e dopo ci ragioneremo. Grazie ragazzi, ciao ciao ciao. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere se ha finito di girare in pista, se ha intenzione di andare a casa oppure se ha intenzione di rimanere a Misano. Allora? Ma perché non sono abbastanza famoso da avere uno che mi carica la macchina, il carrello e tutto? Invece bisogna star qui a rompersi le balle, era più comodo. Sarebbe più comodo essere famosi. Mitico! La giornata volge al termine, ho caricato tutto. Quindi spero che tu ti sia divertito. Io entro per fare l'ultimo turno, quindi mentre io sono dentro tu sarai già in viaggio. Però grazie mille di essere venuto, grazie per aver partecipato. Vero piacere, e non vedo l'ora di ripetere. Sistemerò un po' le parti della moto, che carene, grafiche, pedane arretrate, quelle due o tre cosine. Però è sempre un piacere stare in compagnia di Dart Race. E niente, ci becchiamo alla prossima. A ciao. Presto. Ciao Fede. Alla prossima. Alla prossima. E prossima volta ti vedo finito. Sì, è colpa di Lietti. Perché ti ha... No, perché ci siamo messi un po' a fare un paio di questioni. Io sono arrivato a pacco e mi ha passato mentre sono finito sul verde. Che feeling, cioè la un po' spugnosa qua la situazione. Un po' spugnosa. Continua a fiore e lì, guardate che mezzo che ha. Manigiale più carbon, dai, fagli un giro intorno. Raccontami le cose principali, vai. Full carbon, cerchi marchiusini, forgiati, mupo posteriore e sterzo, bitubo sull'anteriore, scarico completo, termignoni, mappa dedicata, motore nuovo, perché quello vecchio è diventato un'enciclopedia. È diventato due monocilindrici, due super mono. Due super mono, che dire, tanta passione in garage. È più in garage, questa è tutta fatta da me, molto molto bella, tutta mia, bella sul carro, deve essere un bel toro da guidare. Scusa, è stato un vero piacere conoscerti e ci becchiamo alla prossima. A presto, seguitelo su Instagram. Ciao Fede, grazie alla compagnia, sei bellissimo. Come andate? Bene, adesso lui è... perché oggi aspetta che mi metto un po' in tiro perché mi sono sbloccato proprio bene dal mio periodo di pausa forzata della situazione. Oggi vado a casa proprio contento, mi sono divertito, ho fatto un po' di bagarre, l'hai vinta su Paolo, quindi insomma anche quello alza il suo valore, no? Bene, sono contento, dai. Ci becchiamo alla prossima, non so ancora la data, ma ci becchiamo. Seguitelo su Instagram, Marco Lietti. Mitico Ema, è arrivata alla fine della giornata. È arrivata alla fine della giornata con delle tristi notizie, proprio. Perché? Per me. Perché se. No! Mi dicono dalla regia che si è sbronzinata, attenzione. Ma veramente. Ma lo state pigliando per il culo, no, dai. No, è uno scherzo. Spero di sì. Giro di merda, Butch. No! Sono tristissimo. E però vedo anche un colore differente. No, perché sono andato nella sabbia per tirarla fuori dalla. Non è caduta assolutamente. Non sei caduto, però ho inghiaiato. No, lo abbiamo spinta fuori nella sabbia. No, drammatico. Butto. Drammatico. Io ho sbronzato. Se ti può rilassare, se ti però può. Però c'è dell'olio là sotto. Non so se è roba tua che era magari. No. Se ti può consolare, anch'io ho sbronzinato, Sì, adesso. L'RSV, no, non questa. Va. Però l'RSV italiana bicilindrica l'ho sbronzinata anch'io. Andando bene, Butto. Avevo davanti della gente seria. E ci siamo anche un bel po' in gara. Era il turno B, quindi già quello dei camminanti, credo che sia, no? Sì, i camminanti. Non gli acceleranti, là è accelerante. Il B è. È il medio, il B vai abbastanza bene. Però. Il C è sei un coglione. Un coglione, io ero nel C. Anch'io ero nel C, per cui ecco. No, però, dai, mi dispiace. Il C è sei un boccia. Anche se no, è la C di boccia. Meglio le auto.
quelle degli no, altri. No, no, sono molto... Beh, certo, le auto degli altri sono... Anche le moto degli altri. Amici! Amici delle case motociclistiche, quando volete io ci sono. Anch'io. No, dai, comunque è stato un piacere averti qua. Non è sdraiata, niente, tutto a posto. Buzzer. Beh, sbronzinata. Beh, guarda, forse... Prima dicevi Ducati... No, l'hai detto tu, eh. Ma ci sono debuttati, sono d'accordo. Dai, però, stato un piacere. Però danno grandi soddisfazioni. Si vede. Si vede. No, non replicare, si vede. No, ragazzi, dai. Ciao, ragazzi. Ciao.